Al 42esimo e 30 secondi infine il gol partita. È proprio il rientrante Piras che lo segna dopo una bella azione impostata in contropiede da Alberto Marchetti. I calabresi abbozzano una timida protesta per la sospetta posizione di fuorigioco del centravanti, ma per l'arbitro e per i più tutto è regolare.